Andrea, sei sceso in campo ancora con un'ulteriore veste accanto alla Fondazione Mondo Digitale, adesso da arbitro. Com'è stata per te questa esperienza alla Rom Cup 2019? È stata sicuramente molto appagante vedere i ragazzi che costruiscono, programmano, inventano qualcosa che per loro è nuovo, è qualcosa di speciale, che è loro, dove loro possono esprimersi con quello che riescono a fare, con la programmazione, che è uno strumento bellissimo. È stato molto bello. In quale categoria sei stato arbitro? Rescue Line. Che cosa comporta quindi? Cosa devono fare questi robot? I robot devono superare un percorso ostacolo, fondamentalmente seguendo il tracciato percorso da una linea nera, diciamo un adeguato contrasto tra la linea nera e le mattonelle che sono bianche, per aiutare i robot. Comunque si tratta di un rescue di primo livello, quello un po' più facile, perché comunque i ragazzi erano molto giovani. E oltre a questa linea, che comunque può essere a volte molto insidiosa, a tratti con curve molto strette, ci possono essere degli ostacoli che gli rendono più difficile da attraversare il percorso, come mattoni, matite, ostacoli generici. Per un robot di piccole dimensioni possono essere complicati da superare. Se un ragazzo parte più o meno da zero, una ragazza parte più o meno da zero, quanto tempo ci vuole per potersi candidare a una gara del genere? Per potersi candidare, allora il tempo è relativo, in realtà dipende molto dal ragazzo in sé, nel senso se c'è passione, se c'è impegno, non ci vuole tanto come uno potrebbe aspettarsi. La programmazione è un mondo bellissimo, fatto di provare, trial and error, tu provando impari. Ed è lì che c'è il vero miglioramento. Per quanto riguarda la robotica, ci sono moltissimi tutorial, moltissime lezioni e moltissimi corsi che possono aiutare le persone a imparare come mettere in piedi un robot del genere. Sono tutti molto ben strutturati e molto affascinanti. Tu oggi sei uno studente al primo anno di ingegneria informatica. Per te la tecnologia, l'informatica in particolare, cosa rappresenta e cosa vuoi fare da grande? Iniziamo prima dall'informatica. Per me l'informatica rappresenta l'innovazione, almeno per come è il mondo oggi. Nel senso, a me piace l'informatica perché posso aiutare fondamentalmente le persone con quello che creo. Quando io creo un programma che automatizza qualcosa, rendo più facile il lavoro di qualcuno. Quando programmo una protesi, un robot, qualcosa che possa aiutare le persone, lo trovo molto gratificante. Secondo me è questa la direzione che bisognerebbe prendere, aiutare le persone, usare il progresso per poter aiutare chiunque fondamentalmente. Questi ragazzi sono qui qua oggi, rappresentavano questo, facevano dei robot che fondamentalmente rescue sta per salvataggio, per salvare le persone. Era una simulazione di salvataggio, le palline che si trovano a fine percorso simulavano le persone che poi andavano salvate. Cosa vorrei fare da grande? Non lo so, mi piacerebbe lavorare in un'azienda di programmazione molto rinomata come la Microsoft o la Google. Sono queste le cose a cui puntano le persone. A me programmare piace moltissimo, e lo faccio in tutte le salse, dalle app ai programmi desktop, ai siti e ai videogiochi. Tu oggi sei al primo anno, tra breve avrai anche degli esami, però non ti limiti a studiare ma scendi in campo tutte le volte che puoi per da formatore, e in particolare sull'intelligenza artificiale. Cosa fa sì che tu abbia voglia di scendere accanto di ragazzi dai 14 ai 18 anni, anche se hanno veramente pochissimi anni meno di te? Non lo so, a me piace stare a contatto con loro, a me non piace stare fermo fondamentalmente, mi piace fare, mi piace poter creare qualcosa, mi piace programmare, mi piace stare a contatto con loro, perché magari io insegno qualcosa a loro, ma anche se è una cosa piccola, comunque io qualcosa apprendo sempre da loro, quindi c'è uno scambio. Loro hanno tanto da dare a me tanto quanto io da dare a loro, e anche se hanno qualche anno meno di me, a me piace stare in contatto con loro per migliorare. Comunque mi ha aiutato tanto anche nel modo di esprimersi, mi piace condividere quello che so, l'ho sempre fatto fin da piccoli, da quando ho iniziato a programmare fondamentalmente. Sei uno dei coach della fondazione molto richiesti, cosa fa di te un bravo formatore secondo te? Non lo so, io cerco, non so, cioè non mi sento di un bravo formatore, cioè quello che cerco di fare, posso dire quello che faccio io con i ragazzi, se poi loro si trovano bene o no, questa è un'opinione loro, e fortunatamente generalmente si trovano bene, e credo che fondamentalmente io cerco di instaurare un rapporto con loro. Se tu sei vicino a loro, loro ti inquadrano come un amico, non come qualcuno di pesante che loro sono costretti a seguire, ma qualcuno che vogliono voler seguire perché può donargli qualcosa che torna utile a loro, che a loro piace, che loro usano nella vita di tutti i giorni.
sono loro incitati a sentirti, ad ascoltarti, e non è qualcosa di pesante, di imposto, che loro vedono come obbligato, è qualcosa che vogliono loro, e questo secondo me mi permette di stare in un rapporto con loro che gli permetta a me di progredire il meglio che posso con la lezione, e loro di apprendere, penso, il meglio che riescano. Se dovessi descrivere la ROMCAP solo usando due parole, quali useresti? Solo due parole, distinte o una frase? Ok. Innovazione e impegno.